Nel video precedente abbiamo visto i significati di Tao e Te, di via e virtù. Ma come il saggio taoista riesce a mantenersi attinente alla Te, quindi a incarnare gli attributi del Tao? La risposta di Lao Tzu è in un altro termine, Ziran, che significa letteralmente il giusto sé, ma che noi potremmo tradurre grossolanamente come spontaneità. C'è da dire che lo Ziran non è qualcosa al di sopra dell'essere umano, è propriamente parte del mondo umano. È il modo naturale di tutto ciò che sta diventando se stesso, quindi l'autocompimento, l'autorealizzazione, l'autodiventare. O come dice Lao Tzu, il Tao ha per modello se stesso in questo caso è proprio il termine Ziran. Per diventare vicino allo Ziran, il saggio, o comunque la persona che vuole attenersi al Tao, deve allontanarsi da tutto ciò che è naturale per restituirsi a un ritmo più spontaneo, più naturale. Ziran è un concetto chiave del taoismo e è in coppia con il termine Wu Wei, laddove Ziran è la caratteristica positiva, mentre Wu Wei sarebbe la caratteristica negativa. Ma in che senso? Wu Wei vuol dire letteralmente non azione, non fare, ma andrebbe più propriamente tradotto con agire senza sforzo. Lao Tzu sostanzialmente spiega che le creature hanno un loro modo naturale di esistere. Per esempio, gli alberi crescono, ma non per forza consapevole di crescere, crescono e basta. Allo stesso modo, sapere quando agire non è vera conoscenza, piuttosto agire spontaneamente è la vera conoscenza. Il fine della pratica spirituale dell'essere umano, quindi, secondo Lao Tzu, è conseguire questo stato di naturale spontaneità. Il saggio permane nel mestiere del non agire e attua l'insegnamento senza parole. Tutte le creature sorgono ed egli non le rifiuta. Vivono, ma non le considera come sue. Esistono, ma non vi fa affidamento. Compiuta l'opera, egli non rimane, e proprio perché non rimane, non viene mai mandato via. Ma un concetto molto importante di Wu Wei è che non va considerata come pigrizia in azione o passività, è semplicemente l'agire naturale, il agire senza sforzo proprio della natura. Praticamente il taoista dovrebbe agire senza sforzo, seguire il flusso, a comportarsi come l'acqua. Quindi attraverso il Wu Wei si compie un'azione al momento giusto e nel modo giusto, semplicemente seguendo la naturalezza delle cose. Il Wu Wei è anche il concetto più frainteso dalla cultura occidentale, in quanto la cultura occidentale è approntata all'azione, al dominare l'ambiente, al modificarlo, non a seguire il flusso della corrente e quindi seguire la spontaneità della natura, adeguarsi ad essa. Proprio per questo, soprattutto quando viene tradotto come non azione, è considerato come un principio di passività, mentre non è per niente quello che i taoisti intendono per Wu Wei. Per questo ritengo importante la traduzione di Wu Wei come agire senza sforzo. Ma chi meglio di Lao Tzu stesso, attraverso le parole del Tao Te Ching, può chiarire il significato di Wu Wei. Pratica il non fare, occupati del non occuparsi, assapora senza sapore, considera grande il piccolo, molto il poco, ricambia il risentimento con la virtù, progetta il difficile dal suo facile, realizza il grande dal suo piccolo. Le imprese più difficili del mondo devono pur partire da ciò che è facile. Le imprese più grandi del mondo devono pur partire dal piccolo. Perciò il saggio non fa mai nulla di grande, perciò può realizzare la propria grandezza. Ora, chi promette alla leggera raramente mantiene la parola. Chi trova tutto facile incontra molte difficoltà. Perciò il saggio, pur considerando tutto difficile, alla fine non ha difficoltà. Quindi attraverso il non agire, il saggio ha un'alta consapevolezza in realtà di quello che dovrebbe fare e non fare, proprio perché ha in mente un'armonia integrale con l'unità, con il Tao, e quindi con i flussi della natura. Non ha la spocchia tipica delle persone superficiali che vedono tutto facile e tutto dominabile e poi si trovano a scontrarsi con le enormi difficoltà. Sostanzialmente il Wu Wei insieme allo Ziran sono due atti di assoluta consapevolezza del fare, ma non un fare approntato alla dominazione degli elementi, ma un fare armonizzato con la natura. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi stanno seguendo in questa avventura di miniserie sul taoismo. Spero di non essere troppo noioso, questo è il mio cruccio principale, perché il taoismo è tutto fuorché noioso, ha un grande significato secondo me anche per noi occidentali moderni, non soltanto per i cinesi antichi e contemporanei.
So di stare facendo degli accenni, ma il mio scopo è incuriosire e cercare di far frequentare i testi taoisti, soprattutto il Tao Te Ching, dal punto di vista personale e non ovviamente stare a pendere dalle mie labbra, che sono assolutamente la persona meno indicata a poter convincere le persone a, diciamo, convertirsi, anche se è una parola bruttissima per quanto riguarda un taoista, alla pratica spirituale che segue il Tao. Invito a chi non l'avesse ancora fatto a iscriversi al mio canale e a seguire le mie attività, anche su quelle che spero di sviluppare in futuro e sulla mia passione bibliofila. Ringrazio tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo episodio.